Buonasera ragazze, ultimamente ci troviamo sempre in bagno. Ebbene sì, perché ormai la mia postazione make-up non esiste più perché praticamente la cassettiera che ora è diventata il fasciatoio di Alessandra era la mia postazione make-up. E quindi, come ogni buona mamma che si rispetti, ho rinunciato a qualcosa per me e mi trucco in bagno con uno spazio minimo, quindi ridotto. Allora, io intanto vi do la buonasera perché è sera, non è mattina come tutte le altre volte, perché stasera sarò al compleanno della mia amica Silvia, che fa gli anni. E quindi ho pensato di portarvi con me, visto che anche a lei faceva piacere come cosa e ci teneva anche lei ad avere un ricordo. E sto pensando a come truccarmi, pensavo di utilizzare la Naked 3. Non farò nulla di super vistoso, però neanche il solito trucco super light, insomma, essendo comunque una serata fuori, stavo valutando qualcosa di un po' più shimmer. Vediamo un attimo, mi ingegno e poi vi dico. La base viso e le sopracciglia le ho già passate, devo solo dare un'altra passata qui perché prima, essendo che le ho fatte già da un po', si è un po' tolto. E allora vado a fare una base con questi. Sto facendo un mix in realtà, quindi non sto neanche a. Comunque sto utilizzando la Naked 3. Farò un mix di colori. Tanto alla fine con questa luce non vedete mai nulla, cioè non sembro neanche truccata quando in realtà invece l'ombretto è molto scuro. Comunque vi farò vedere dopo il risultato. Sono molto contenta di questa serata fuori perché era veramente tanto che non uscivamo. E insomma, poi sono felice di festeggiare Silvia perché comunque lei, come vi ho detto, non abita più qui vicino, abita fuori Italia proprio. E quindi è bello perché ritrova un po' tutti i suoi amici, insomma mi ha fatto tanto piacere già rivederla l'altra volta e mi fa tanto piacere perché questa volta ci rivedremo in coppia comunque, quindi c'è anche Fedino, c'è anche Ricky, c'è anche il suo compagno, quindi insomma sarà una cosa un po' più completa, mettiamola così. Ho preso il regalino, non vedo l'ora di darglielo, posso anche dirvi cos'è perché tanto questo vlog lo vedrà dopo la festa, quindi lo avrà aperto oppure non ve lo dico e ve lo faccio vedere stasera, che potrebbe essere ancora più carino. Quindi magari ve lo filmo, vi filmo il momento in cui lo apre e così avete la sorpresa anche voi, insomma. E comunque vi anticipo che le ho preso un regalo fine come lei, perché lei è comunque molto fine, ma incentrato sull'amicizia. Ok, il fatto di mischiare gli ombretti ha reso il tutto un po' più difficile da rendere uguale all'occhio destro e sinistro, ma vabbè, non importa, lo sistemiamo. E poi appunto ho fatto questa base che voi non vedrete perché c'è questa luce sparaflesciante, cioè se la tolgo, vedete, ecco, vedete che si vede un po' di più scuro. Cioè, è assurda, sta luce è una cosa incredibile. Comunque, si vede di più così per assurdo, però non posso stare col riflesso. Quindi vabbè. E poi nell'angolino vado a mettere questo qui un po' più shimmer, un po' più. È un nero ma con dei brillantini che scarico bene perché altrimenti mi viene la faccia a macchie. Si vede che è un po' che non faccio trucchi, vado sempre su cose molto, molto light, molto chiare, sui rosati, questi qua. Stasera andremo in un locale veramente carino, che mi ha già fatto vedere la mia amica. È un locale jazz che c'è in centro a Torino, veramente, veramente carino. E sono curiosa, è curiosa anche lei perché anche lei non c'è mai andata in realtà, però le ispirava. Siamo curiose di vedere più che altro come si mangia, se si mangia bene, perché si fa praticamente una specie di una specie, una pericena.
E poi c'è la musica jazz dal vivo, cosa che io adoro, la musica dal vivo proprio la amo follemente. E poi appunto lei porterà la torta, la porterà lei, non è del locale. Comunque siamo molto curiosi di vedere come si mangia, siamo curiosi di vedere com'è il locale, insomma, però a vederlo così ci ha ispirato tantissimo. Ci siamo abbastanza consultate e secondo me sarà una bellissima serata, ci divertiremo molto. E niente, io credo di avere una specie di ansia da prestazione, cioè. Ci sto mettendo una vita, quindi stacco e vi faccio vedere poi il trucco finito. Voilà, questo è il trucco finito. Spero vediate qualcosa, comunque è molto molto semplice alla fine. Forse così rende un po' di più, è sicuramente più scuro rispetto a come lo vedete così. Vabbè, poi dopo lo noterete di più. I capelli li ho lavati, li ho stirati, dopo gli do un'altra passata. E poi penso toglierò la mollettina, non lo so perché poi sto ciuffo non è che mi faccia impazzire, magari la lascio, adesso vedo come mi gira. E tra l'altro in tantissime mi avete chiesto dove ho preso questo pigiama, quindi ve lo dico qui nel vlog, è di The Zenis della collezione di quest'anno, invernale comunque, l'ho preso sotto Natale, prima di Natale, quindi non so se c'è ancora, comunque è di The Zenis, ora vado a vedere cosa mettermi e ci vediamo dopo. Eccoci, allora sono arrivati, stiamo scendendo. Fedino porta il regalino e ha fatto anche un super disegno che dopo vedrete. Eccoci in macchina! Allora, vi dolevo. Silvia, devi tradurre. Oui, allora. Oui. La strada. Ah. La voce si sa. Hai capito più di me. Una, due. E poi... Le suite o le No, tu le suite. Le suite. No, alla prochaine. Allora? È andato tutto bene il viaggio? Oui, sì. È stato un po' lungo, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la coda finale e c'era un incidente, una no, coda di sì, 2 km. Che palle! Adesso speriamo di trovare posto in centro perché è sempre se tre cose. Fede, hai detto buon sorto! E ti sei allenato tanto! Mamma no! Dillo. Dillo. Da che l'angelo? Dai, dillo! Dai! Buon sorto! Ah. Chiede che età hai visto? Federico? 6 anni. Sisa. Sisa? Ah, no. Ti vale quasi già, no? Cosa ha detto? Adesso no, mette la prova anche te che se al Carrefour tu torni ma toi torni a gauche. Eh? Parla italiano, s'il vous plaît. È la stessa cosa, ma va bene anche che tu giri a sinistra. La troisième. Sì? No? No, l'altro. Scusate. Vabbè, oh. Ci sta, ci sta. Aiuto. Io anche sto imparando. Piano piano, dai. No, ma la cosa assurda è che alle medie l'ho fatto 4 anni francese. Anch'io l'ho fatto 3 anni, ma non mi ricordo bene. Esatto, io sono più brava in inglese. Che Armando parla solo francese praticamente. Eh sì, ero convinta di averglielo detto. Per lui perché ero convinta di parlasse solo italiano. Perché gli ho detto che è di origini anche palermitane. Sì, ma. Ma è nato lì, ma ormai. La Sicilia, oui. No. E che cabasisi, sì, l'ha capito subito! Ci sei casca? No, lo sapevo che sei una carogna sei. Qua c'è la festeggiata. Siamo nei parcheggi del centro di Torino e stiamo andando avviando in un locale che si chiama Jazz Club Torino. Jazz non so se Club. Lo conoscete. Io è la prima volta che ci vado, anche forse io anche lei, però suono il jazz dal vivo, speriamo che sia bello. Sì, ti tanto portiamo con voi, con voi, con noi, con noi.
esatto. Qui c'è, qui c'è anche Fedino. Io in questo parcheggio non era la prima volta che ci vado. Sei già venuto? Fede è già venuto. E niente, gli uomini... segni di ubriachezza ancora prima di... Gli uomini sono là, ma non ci considerano, quindi sì, noi intanto vloghiamo. Ciao, a dopo. Ciao, ciao. Grazie. Non ricci.
Ciao.